Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 8. Mi risvegliai nel mio ufficio, ma non ero solo. E no, non lo ero affatto. C'erano davanti a me tre bambini e una bambina. E la bambina teneva per mano mia figlia. Ero frastornato, avevo un enorme bernoccolo in testa e una graffiata enorme sul braccio. Mi bruciava un casino. Ciao Matteo, come sai, io sono Giulia e loro sono Marco, Giovanni e Paolo. Lo so, ti chiederai chi siamo, da dove veniamo e bla bla bla. Ma sappi una cosa, la risposta è solo sulle cassette. Io la guardai strana, guardai ogni movimento che faceva. Ad un certo punto andò vicino al proiettore. Questo è il video garage. E mentre mi fece guardare il video, capì una cosa che mi fece rabbrividire. Il bambino alla sua destra è identico al bambino del video. Ora c'è quello della piscina. Guardai il video e il bambino alla destra dell'altro era identico. Ora c'è il videocamera da letto. E incredulo guardai il video e come tutti gli altri, l'altro bambino era identico a quello del video. Ed ora l'ultimo. Il giardino. Ecco chi era Giulia. Ecco chi era. Era la bambina del video. Ma ancora una domanda. Loro come saranno morti? Se non sono stati uccisi come i loro genitori, che gli è successo a loro? Giulia, ora so chi sei. Come siete morti? Oh, questo lo scoprirai più avanti. La risposta è dove hai trovato le domande. Ad un tratto i quattro bambini scomparvero nel nulla. Ed ecco un'altra domanda assillante. Mia figlia, che c'entra con loro? Lei è viva, loro sono morti, sfortunatamente. Cosa c'entra lei in tutto questo? Troppe domande e zero risposte. Zero. Non so più dove sbattere la testa. Papà, tutto bene? Sara, esci dal mio ufficio. Papà, dai, dimmi che hai. Senti, Sara. Io sono l'unico che ha visto queste cose, anzi no, anche te hai visto queste cose, ma te a proposito, che cosa c'entri con loro? Sara, loro sono morti e te sei viva. Papà, ti voglio molto bene, ma è un casino spiegarlo. Qualunque cosa succeda, vi voglio un mondo di bene. Dette queste parole, uscì dalla stanza. Chissà che cosa cercava di dirmi Giulia, la risposta è dove hai trovato le domande. E l'altra di mia figlia. Qualunque cosa succeda, vi voglio un mondo di bene. E come sempre, senza risposte, me ne andai a letto distrutto.